Ciao ragazzi e ragazze, oggi una ricetta difficilissima, è proprio da Antonio Caravacciuolo, è alta cucina, una bella frittata con gli spinaci, semplice ma bella sostanziosa, perché le uova danno l'energia, credo, gli spinaci danno la forza, l'aglio danno un po' di fiatella, però tirano sul morale. E il pepe dà quel tocchino in più. Vediamo gli ingredienti. Allora, degli spinaci, io ho preso questi qua surgelati, 3 uova, 2 spicchietti d'aglio, dell'olio extravergine di oliva, sale, pepe e un po' di parmigiano. Allora, prima di tutto rompiamo le 3 uova nella ciotola. Mettiamo un pizzico di sale. Un pochino di pepe. E le sbattiamo. Semplice così. Adesso andiamo sul fornello a preparare gli spinaci. Mettiamo un goccino d'olio nella pentola, i 2 spicchi d'aglio, accendiamo il fuoco, versiamo gli spinaci, un pochino di sale. E abbassiamo il fuoco, mettiamo il coperchio e li facciamo andare un 10 minuti. Passati 10 minuti, togliamo l'aglio, aggiungiamo il parmigiano, aggiungiamo le nostre uova, le facciamo andare dentro bene dappertutto. La facciamo ben rosolare da una parte. La facciamo andare sul coperchio. Ah, così. E poi. E poi dovremo metterla per così e girarla così. Ma chi sa? No, ragazzi, la faccio saltare, la faccio saltare. Paura. No, ragazzi, che profumo di spinaci, guardate che meraviglia. In pochissimi minuti, questa è proprio una ricetta da pochi minuti, ricette risate in pochi minuti. Una frittata con gli spinaci. È un piatto povero, un piatto semplice, ma molto sostanzioso, eh. Mangi una di queste, sei a posto per 2 settimane. Ne assaggio un pezzettino perché devo lasciargliela per il cameraman quando torna stasera dalla palestra, eh. Ci sono proprio gli spinaci rosolati con l'aglio, le uova con il parmigiano, sale, pepe. Veramente
deliziosa, delicious, buonissima, ma penso che siete tutti capaci a fare una frittata con gli spinaci, eh? Non è che ci vuole una scienza, Però magari qualcuno non l'ha fatta, come me magari che la fa con le zucchine, con i finocchi, con i piselli, con gli spinaci magari non l'aveva ancora fatta, Provatela perché è veramente semplice e veloce. Quando uno che è di corsa, che non sa cosa fare, una bella frittatina con gli spinaci, 10 minuti e via. E al pranzo assicurato, o la cena. E come sempre, chi vuol fare le mie ricette, mi manda la foto su Instagram, che io ve le metto nella story. Ma che maglia da suor germana che c'ho, tutta chiusa così. Facciamo un po' aperto così, perché mamma mia, non lo so io. Sembra la suor germana nella Pentecoste. Ah! Ragazzi, un abbraccione, un bacione e viva l'amore. Ciao!